amici e amiche mie, buona giornata a tutti, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Possiamo mai rinunciare al gusto di un buon piatto di pasta e fagioli solo perché è estate? Penso proprio di no. Infatti oggi ho pensato di preparare una pasta e fagioli estiva con cozze. Estiva significa che userò i fagioli freschi, sapete, i classici spollichini. Che possano essere sia i borlotti oppure i cannellini, insomma quello che più preferiamo. E adesso andiamo con ordine, vi elenco gli ingredienti e iniziamo questa buona preparazione. Per questa preparazione servono pochi ingredienti ma di ottima qualità. Ho preparato dei borlotti freschi, delle cozze altrettanto freschissime, pomodorini, del buon sedano, uno spicchio d'aglio e un pizzico di peperoncino e naturalmente dell'ottimo olio extravergine di oliva. Questa è la preparazione della mia pasta e fagioli e adesso iniziamo subito. In una pentola capiente ho già messo dell'acqua, metto dentro i fagioli e poi unisco una foglia di sedano qualche pomodorino tagliato a metà uno spicchio d'aglio in camicia che poi sarà poi eliminato più tardi e per finire un giro d'olio. Accendo il gas e porto a cottura i fagioli. Intanto che i fagioli cuociono, preparo le cozze, quindi le vado a cuocere e quindi ad aprire. In una casseruola capiente metto un filo d'olio, non troppo. Aggiungo uno spicchietto d'aglio, questa volta non in camicia, e del peperoncino. Faccio rosolare l'aglio appena appena, mi raccomando non fatelo bruciare. E a questo punto unisco le cozze. Copro con il coperchio e faccio aprire le valve. Le cozze si sono aperte, quindi le valve tutte quante, vedete, sono aperte. Ok, basta così, copriamo, spengo la fiamma e le lascio da parte. I fagioli stanno cuocendo, le cozze le abbiamo sistemate e adesso cosa facciamo? Ebbene sì, ho pensato di preparare della pasta fresca fatta in casa per questo piatto. Però non sarà pasta fresca all'uovo, anche perché questo piatto non richiede la pasta all'uovo. Quindi preparerò dei maltagliati di acqua e farina, quindi pasta fresca senza uova. Con un setaccio vado a setacciare la farina. Formo una piccola fontana e aggiungo acqua tiepida. E io aggiungo anche un pizzico di sale. E inizio ad amalgamare il tutto. Iniziamo con una forchetta.
lasciamo la forchetta a parte, continuiamo con le mani. Lavoriamola fino a che risulti un panetto liscio e bello compatto. Dopo un po' che abbiamo insomma lavorato la pasta, la facciamo riposare qualche minuto. La facciamo riposare per dargli poi elasticità. Io copro un pochino così e la lascio per qualche minuto. Sono passati 5-6 minuti ed ecco qui se l'impasto, come vedete, si è ammorbidito. Gli do un'altra piccola lavorata con le mani e poi la stendo. Vedete com'è diventato liscio l'impasto? Bello, eh? Ecco. Naturalmente io sto usando la nonna papera, come vedete. Se a voi vi va di stenderla a mano, va benissimo. Naturalmente facciamo i passaggi, io ho iniziato dal numero 1 e poi mi regolo per lo spessore che insomma che più mi piace. Non deve essere né troppo sottile né troppo doppia e penso che questo spessore qui vada proprio bene. Quindi io mi sono fermata al numero 3, vedete? Come vedete le sfoglie sono pronte, le ho realizzate in poco tempo, sono facili da preparare e adesso vado a ritagliarle formando diciamo dei maltagliati e come ognuno di noi come piace così li può preparare, come si dice qui a Napoli, come venena venena. Ecco, adesso io vado tipo faccio in questo modo, no? Vado così per metà e comincio a ritagliare dei pezzetti, vedete? Magari un po' più storti, più dritti, non troppo grandi però, mi raccomando. Eccoli qua, delle striscette un po' trasversali, diciamo dei piccoli rombi, come facciamo le chiacchiere, ecco praticamente, vedete? Carini, vero? E li mettiamo qui sul nostro piano da lavoro. Ed ecco dopo un'ora di cottura come si presentano i fagioli. Sono cotti e sono pronti. E a questo punto verso le cozze che sono state sgusciate con il liquido filtrato. Faccio riprendere il bollore e dopo calo la pasta. Aggiusto di sale e continuo a cuocere.
La pasta e fagioli è pronta ed ora preparo il piatto. Per ultimare la preparazione, spolverizzo con un po' di prezzemolo fresco e un pizzico di pepe. E la pasta ai fagioli con cozze estiva è pronta per essere gustata. Profumo eccezionale, sa di freschezza d'estate. E amici, spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento. Vi aspetto alla prossima. Un like al video, iscrivetevi al canale e se vi piace commentate e condividete con i vostri amici questa bella ricetta. E se vi fa piacere potete seguirmi anche sui social, quindi su Instagram e su Facebook. Io vi do un appuntamento alla prossima ricetta e come dico sempre, un abbraccio e un saluto a tutti da Zia Franca.